Eccoci tornati in onda, puntata numero 607 di TG Events Television, un programma per amico. Il nostro Marco Dottore è bello carico, scalpita, perché le eccellenze italiane sono eccellenze italiane. E noi ne abbiamo due in particolare, ma prima c'è la sigla di Marco Carena. Se non sai cosa fare, se non sai dove andare, se non vuoi restare chiuso in casa a sbadigliare, la festa è il grande evento, la moda del momento. Come ci si diverte con sta pioggia e con sto vento? TG Events, lo vedi? TG Events, lo senti? TG Events, se guardi TG Events, TG Events, lo scopri? TG Events, lo impari? TG Events, soltanto al TG Events. Ragazzi, questo programma è offerto da Galup, una bella storia italiana. Prodotti genuini, selezionati, certificati. Una collezione per ogni ricorrenza. I nostri sapori direttamente a casa tua. Federico Stragà cantava "Mia nonna è un'astronauta, pa, 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 pa". Ancora qualcuno prima cantava "Noi siamo figli delle stelle, non ci lasceremo mai". Torna il baffo dei baffi, perché l'ospite di oggi che andremo a conoscere è stellare. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, momento, il momento delle stelle. Caro Luca, cari amici, oggi parlo di una donna che vive tra le stelle. Quando si parla di stella, si parla di un qualcosa che ha lasciato un segno, che brilla, di un molto spessore, sia artistico che mentale, insomma una stella che ha lasciato un segno. Lei invece è una stella che vive tra le stelle, perché sa, non ve lo dico, ve lo dico dopo, è la prima donna italiana che è entrata nell'equipaggio dell'Agenzia Spaziale Europea. Tuttora si trova nello spazio ed è stata promossa comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Lei nasce a Milano nel 1977, a 45 anni. Signori, nello spazio abbiamo la numero uno al mondo, l'abbiamo noi come donna, Samantha Cristoforetti. Sono una follia, un salto nel vento, un'ora nello spazio, un punto nel tempo. E si narra e si dice in una grande intervista appena rilasciata, tra l'altro appena passato comandante lei, comandante donna, la prima, si narra che nello spazio vivi 16 albe e 16 tramonti. Mamma mia, e quanto dormono? Penso 8 ore. E come dormono? In un sacco a pelo appoggiato al muro, praticamente in piedi legati. Se fosse un letto normale, senza forza di gravità, le lenzuola volerebbero. Samantha Cristoforetti, era doveroso parlare di una donna che ha lasciato il segno nello spazio. Uomini, a volte li fate battere, eh? Brava Samantha Cristoforetti, brava! A te Luca, alla prossima! Un basin! Un'ora nello spazio, un punto nel tempo. E poi all'improvviso sono arrivati loro, Marco e Marion, una coppia propositiva che ci presentano nuove frontiere lavorative. Ciao
amici del TG Events e benvenuti in questa nuova puntata, in questo nuovo episodio di Pillole di Marketing dai vostri Marco Anelli e Marion Boniforti. Tra le nuove professioni emergenti non possiamo di sicuro fare a meno di menzionare la figura del closer. Il closer potremmo definirlo come l'evoluzione della parte commerciale di una volta, ma con una sostanziale differenza. Se prima i canali di promozione online erano considerati opzionali, oggi sono diventati indispensabili sia per le piccole e medie imprese che per i commercianti e sono quindi diventati la fonte di contatti numero uno in assoluto. Oggi quindi, nell'era dei contatti digitali, una nuova figura professionale altamente richiesta e pagata è destinata a diventare un punto di riferimento per le vendite moderne e questa figura è il closer. Il closer quindi è un professionista qualificato che ha un ruolo ben preciso, e cioè quello di trasformare i contatti che hai acquisito online in tuoi clienti. Qualsiasi cosa possa accadere nella tua attività, imparando l'abilità maestra del closing, non resterai mai senza soldi. Ed è per questo che ti consigliamo di approfondire e di prendere in considerazione questa nuova professione digitale che rappresenta sicuramente un'opportunità straordinaria. E per Pillole di Marketing per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Seguici sulla nostra pagina di Instagram Marco e Marion, metti anche un mi piace anche sulla nostra pagina Facebook Marconelli e Marion Boniforti, seguici sul sito marconellimarionboniforti.com, insomma chi ne ha più ne metta. Ma soprattutto per qualsiasi domanda o curiosità non esitare a contattarci e saremo molto felici di risponderti. E adesso una bella iniziativa ci giunge dal Piemonte, piemontesina mia ragazzi. Sono buone, sono tante e sono la portata di tutti. Signori, loro sono... Siamo in questo momento a Venasca in un campo di mele e c'è un'iniziativa curiosa, ovvero che chi vuole può venire a raccogliere direttamente in campo le mele che desidera. Com'è nata questa idea innovativa in cui tutti possono improvvisarsi raccoglitori? È nata da un'intuizione dell'anno scorso, abbiamo iniziato l'annata scorsa con questa iniziativa, con passaparola. Quest'anno invece abbiamo voluto pubblicizzarlo un po' di più e abbiamo già un buon riscontro. E volevamo dare possibilità alle famiglie anche con bambini venire e provare l'esperienza di raccogliere le mele direttamente, anche capire soprattutto per i bambini da dove arrivano le mele. È una bella occasione, io invito tutti a venire perché è una bella occasione. Ladies and gentlemen, lei è profonda, riflessiva, vulcanica, esplosiva, una bomba di donna che riesce a trattare tutti gli argomenti e questa settimana ci parla di... Il probabile presidente del consiglio Gianni Gustavnas. Buongiorno a tutti! Ieri mi sono ritrovato al centro bocce con i miei tre amici e indovinate cosa abbiamo fatto? Hai bevuto uno spritz? No! Ieri abbiamo fondato il partito! Un partito basato su legalité, fraternité, peperepe! Con il mio partito verranno vietate le ballerine coi gambaletti perché toglierebbero la voglia sessuale pure a una sogliola sessuata! Inoltre sarà vietato il lievito perché io sono intollerante e vado di diarrea! Quindi non vedo perché voi potete mangiarlo e io no! Chi soltami? Il fiol del formai? Ci dice il fiol della serva! Mammona! Vogliamo parlare poi di tutti gli immigrati? No! No, non che la voi, Agoi. Sarà ben più importante boicottare gli orsetti del cuore, quei quattro celebrolesi. Ma cosa fai sempre nudo? Vergognati, pien de peli. Noi difendiamo la famiglia tradizionale, quella formata da una madre, un padre, uno zio pelato, una mano che esce da una scatola e un maggiordomo con le occhiaie. Noi apriremo le case chiuse a chiave, renderemo legale l'erba cipollina e metteremo l'obbligo di test per la malattia venerea a tutti gli idraulici. E come diceva sempre mia nonna, dagela a tutti, non sta sposate mai. Partito! Ci vediamo alle elezioni di domenica! Allora che le elezioni sono state domenica scorsa? Come le ha fatte? Franco, lei è un altro dei tuoi scherzoni? Guarda che mi non rido pusa! C'è mancato poco. No, c'è mancato lui perché è da un po' di settimane, da un po' di mesi, da un po' di anni che non si vedeva su TGM Television Gianluigi Sarzano. Ma sì, prendila così! Tu
Tutti vogliamo essere felici. La ricerca della felicità è un desiderio che ci accomuna, un pensiero costante insito nella nostra natura. La felicità non è facile, ma è fatta di cose molto semplici. Spesso risiede nella capacità di dare un senso alla propria vita, raggiungere la consapevolezza di percorrere la strada che ci piace in direzione dei nostri obiettivi. Quando ci muoviamo verso ciò che desideriamo, siamo più felici, ma spesso, presi dal caos quotidiano, rischiamo di perdere di vista quelle cose che per noi contano davvero. Ecco tre semplici domande che possiamo farci a fine giornata e che hanno il potere di svelarci l'essenziale e migliorare la qualità della nostra vita. 1. Cosa mi ha fatto sentire più felice oggi? Una domanda per concentrarci di più sui momenti migliori della giornata, anziché focalizzarci sugli eventi negativi. 2. Sto andando nella giusta direzione? Quali obiettivi ho raggiunto oggi? È importantissimo diventare consapevoli dei nostri piccoli e grandi traguardi raggiunti per rafforzare la nostra autostima. 3. Sono stato di aiuto a qualcuno? Fare una buona azione per qualcuno è sempre un motivo per essere felici. Non siamo chiamati a cambiare la vita degli altri, ma solo ad arricchirla, anche con piccoli gesti. Un giorno in cui abbiamo aiutato qualcuno non è mai un giorno perso. Non esiste una definizione universale di felicità, ma la consapevolezza di fare ciò che ci appassiona, unita alla sensazione di fare del bene, vivendo una vita significativa e utile, ci permette di capire che la felicità non è mai un luogo, una situazione o una persona. La felicità è il viaggio che compiamo. Ma quant'è bella l'Italia! Però ci sono anche tanti posti in giro per il mondo che meritano l'attenzione. Insomma, una nostra amica viaggiatrice è andata in... Cari amici viaggiatori, vi raccontiamo il viaggio di Arianna e suo marito, che sono andati in India. Un posto meraviglioso, pieno di colori, profumi e tanta spiritualità. Come quella della città di Varanasi, la città santa per gli indù. Più che un viaggio, una chiamata. Paesaggi mozzafiato, palazzi stupendi presenti nelle tante città come Agra, Jaipur, la città dei gioielli, Gwalior e Abaneri, tutte meraviglie di architettura indù e indo-islamica. I mercati indiani sono unici e multicolore, stoffe, spezie, incenso, un mix di sensazioni. Ma anche città ad alto traffico, auto e mucche si incrociano ai tuk-tuk, le nostre aperte. Il tempo scorre nel caos, tutto si svolge in maniera molto naturale. Se sei un viaggiatore mentalmente e spiritualmente preparato, l'India ti aspetta. Alla prossima, o meglio, namaste a tutti! Il viaggio, cari amici a casa, continua. Una grande avventura. Lui, Andrea Eve, l'ambasciatore degli ambasciatori, si carica tutte le famiglie italiane sulla schiena e le porta in un parco. Ma che parco? Look, please. Movieland, il parco italiano dedicato al cinema. L'avventura comincia da qui. Siamo in compagnia di Fabio Amicabile. Lui è il CEO di Movieland e non solo, vero Fabio? Sì, sì, assolutamente. Beh, qui siamo esattamente a Movieland, ha detto bene, infatti, è un parco che diciamo nasce quasi 20 anni fa, infatti l'anno prossimo abbiamo un grandissimo evento che sono proprio i 20 anni di questo parco, che dovete sapere appartiene a una famiglia, la famiglia Amicabile, dove mio padre nel lontano 65 iniziò la sua attività qui sul lago di Garda sviluppando il primo parco acquatico che è Caneva e dà il nome a Caneva World Resort. E allora ti faccio subito una curiosità, cosa c'era qui? Abbiamo visitato spesso gli Stati Uniti proprio perché là sono, come dire, la musa ispiratrice di questo settore del divertimento, e gli Universal Studios e Disney Studios o MGM Studios mi hanno sempre ispirato nel portare in Italia un esempio di parco ispirato al mondo dei film. L'abbiamo fatto, abbiamo iniziato 19 anni fa, come oggi,
proprio qui, esattamente qui, stavamo scavando, diciamo, le prime fondamenta 19 anni fa. E l'anno prossimo avremo i 20 anni di un parco che, diciamo, è in continua espansione, e quest'anno tra l'altro ci ha dato una soddisfazione veramente importante in termini di gradimento da parte del pubblico e di visitatori. Chi viene qua a Movieland, che cosa assolutamente non può mancare di fare? Quali sono le attrazioni che tu consigli? Allora, il nostro slogan è luci, camera, azione, no? Che è un po' tipico di questo mondo, perché chi entra attraverso il portale di Movieland entra in uno studio cinematografico e quindi viene chiamato ad essere una comparsa, no? Che può trovarsi su dei set dove stiamo girando delle scene di alcuni film o simuliamo delle scene. Queste attrazioni, per esempio, abbiamo Magma, un'attrazione che compie 20 anni l'anno prossimo ed è ispirata ad un viaggio su un mezzo militare. E attraverso un terremoto, poi si cade in un lago, ci sono fiammate, cioè quindi l'emozione, l'adrenalina è la padrona. Poi abbiamo un'attrazione bellissima per le famiglie che si fa attraverso delle jeep in un ambiente alla Jurassic Park, noi la chiamiamo Pangea, e i nostri, diciamo, visitatori possono salire su delle jeep senza rotaia e viaggiare in una valle piena di dinosauri con una storia, e i bambini, fidatevi, vanno giù di testa. Poi abbiamo un'attrazione che si chiama Kit Superjet, un motoscafo che viaggia su un piccolo laghetto artificiale per una missione da 3 minuti e mezzo piena di adrenalina. E poi abbiamo tantissimi spettacoli, punti ristoro, quindi il parco diventa contenitore di eventi, ecco. E allora, caro Fabio, quante persone lavorano qui? E noi solitamente impieghiamo intorno alle 400 persone nei due parchi, e dovremo l'anno prossimo salire. Guarda, io la cosa che... stando cerchi, qua cerchi con lavoro? Te, no, sto cercando lavoro, assolutamente sì, perché qui è fantastico, ma quello che traspare da questa intervista è proprio la passione che ci metti. Non è un semplice lavoro per te, questo si capisce, ma è qualcosa che proprio ti piace e lo fai veramente con grande passione. Guarda, quando fai questo lavoro ti deve piacere, è lì la differenza. Siamo qui sul lago, siamo una famiglia, vi aspettiamo veramente numerosi perché abbiamo tantissimo da offrire e, diciamo, possiamo regalare una giornata spensierata con spettacoli, attrazioni, all'aria aperta, perché non sceglierci, ecco. E allora, dopo questa fantastica spiegazione, è anche un onore, un piacere. Grazie. Perché vedere comunque una realtà italiana, una famiglia italiana che l'impegno che ci ha messo ha realizzato veramente, possiamo dirlo, un piccolo impero qua sul lago di Garda, e non ci resta che rimanere qua con noi per visitare questo fantastico parco, Movieland. Luci, camera, azione. Luci, camera, azione. Ciao. Ciao. E in compagnia di Boeing Luke da Movieland, Andrea Evans per TG Evans. Io lo so, tu lo sai, noi lo sapevamo, voi lo sapevate, ma tu lo sapevi che... Ciao Luca, ciao amici del TG Evans, oggi vi presento mia amica, carissima amica, che è andata vicino, proprio appena appena in Uganda, e ci spiegherà la famosa forza di Coriolis. Allora, vi chiederete a che cosa serve la forza di Coriolis. In realtà non serve a niente, perché non è neanche una forza. L'equatore è una linea immaginaria che separa il globo terrestre in due parti, in due emisferi, quello settentrionale che si chiama anche boreale e quello meridionale che si chiama anche Australia. E questa linea immaginaria in realtà serve a determinare le aree in cui la rotazione della Terra determina certi effetti sul movimento dei fluidi. I famosi fluidi che nell'emisfero sud ruotano, come vediamo, in senso anti-orario. Gli stessi fluidi che nell'emisfero nord invece vediamo che ruotano, come siamo abituati, in senso orario. E per ultimo l'equatore, dove i fluidi non hanno nessuna rotazione. Mai come in questo periodo ci sentiamo vicini alle categorie lavorative. Insomma, la crisi ha toccato un po' tutti. Ci vorrebbe una bella pacca sulle spalle e un po' di entusiasmo per ripartire, senza dimenticare i lavori di un tempo. E noi, a tal proposito, vogliamo rendere omaggio... Thank you.
abbiamo qui una mola d'acqua che utilizziamo noi per fare il primo passaggio della filatura dei coltelli, che ha quasi un'ottantina d'anni. È stata modificata nel tempo per poterla rendere elettrica, ma è molto antica. Invece la pietra di finitura, che è questa, è passata nelle mani di tre arrotini diversi a 150 anni. Cari influencer, caro metaverso che sta per arrivare, cosa dobbiamo rispondere? Voi artigiani, cosa potete dire a queste persone? Beh, le tradizioni vanno rispettate, i lavori artigianali sono un'arte e vanno portati avanti, quindi gli altri, tutto il resto del lavoro lo lasciamo fare agli altri. Tutto chiaro? Confermi? Chiarissimo, faccio la rotina e ne sono fiero. I bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani, che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore? Quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti? Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe. Capito, ragazzi, ho capito. Ragazzi, allora, calma, uno alla volta. Si può fare tutto nella vita. E se avete un dubbio, chiedete a Stefania Del Principe. Lei sa. Qualcuno di voi ha i bambini piccoli? Io non più, i miei ormai sono un bel po' grandicelli, ma tutte quelle cose carine, puffose, morbidose mi piacciono ancora tantissimo ed è per questo che questa volta voglio mostrarvi come si realizza un portaciuccio personalizzato. Questa volta utilizzerò un nuovo prodotto, cioè una stampante per sublimazione, e quindi andrò a creare la mia grafica a PC. Una volta creata la grafica a PC, andrò a trasferire il foglio stampato su un tessuto. E no, non è un tessuto qualunque, è un tessuto 100% poliestere. E già, perché la tecnica della sublimazione si può mettere in pratica solo su questo tipo di tessuto. Una volta trasferita la mia stampa su tessuto utilizzando una pressa ad alta temperatura, quindi a 200 gradi, posso andarlo a tagliare a mano, anzi potete andarlo a tagliare a mano il tessuto, quindi a tagliarlo tutto a filo, oppure potete fare esattamente quello che ho fatto io, cioè tagliarlo in maniera precisissima con un plotter da taglio. Una volta eseguito il taglio, munitevi di una macchina da cucire e un altro rettangolino in stoffa colorato, però deve essere 2 cm più largo del precedente. Nel mio caso ho utilizzato tutti e due rettangoli lunghi 25 cm, mentre uno è largo 6 cm e l'altro 4. Posizioniamo quindi le stoffe dritto contro dritto e andiamo a metterle tutte e due a sinistra e cuciamo il primo bordo. Facciamo poi la stessa cosa cucendole tutte e due a destra. Una volta cucito tutto, risvoltiamo il lavoro, andiamo a cucire anche gli ultimi bordini, quelli del lato corto, e andiamo a inserire un piccolo cordino in cotone. Infine, la parte più semplice, inseriamo una pinzetta portaciuccio e chiudiamo il tutto con dei bottoncini a pressione. Guardate che meraviglia, un portaciuccio personalizzato non solo con il nome ma anche con la grafica, quindi potrete creare tantissime varianti diverse. Come sempre, a questo punto vi ricordo che potete trovare tanti altri video e soprattutto la descrizione dettagliata di questo progetto sul canale YouTube MyCricut. Siamo giunti al termine di questa puntata spettacolare. Tanti ambasciatori, tanti servizi da tutta Italia, ma la settimana prossima sarà ancora più bella. Vi ricordo che siamo sempre online, tgevens.it. Poi, se volete scriverci, fate quando volete. Noi rispondiamo a tutti. info@tgevens.it. Poi siamo sui social? E allora, Facebook, Instagram, Facebook. E un click, un mi piace, fatelo, diventiamo amici, ma veri amici, è il caso di dire che ad amici vicini e lontani. Noi ci vediamo la settimana prossima, più carichi e più belli che mai. Ciao, Maragnano.
Ragazzi, questo programma è stato offerto da... Galup, una bella storia italiana. Prodotti genuini, selezionati, certificati. Una collezione per ogni ricorrenza. I nostri sapori direttamente a casa tua. Se non sai cosa fare, se non sai dove andare, se non vuoi restare chiuso in casa a sbadigliare, la festa è il grande evento, la moda del momento, come ci si diverte con sta pioggia e con sto vento.